Il bene del bambino è la cosa più importante. Bambini felici in famiglie monoparentali e biparentali. Già durante la gravidanza, Francesca e Gianni hanno riflettuto su come si sarebbero presi cura di Filippo in caso di separazione. Il pensiero allora li rattristava, ma quando 10 anni dopo si separarono, furono felici di aver affrontato presto questa situazione. L'importante per loro era che Filippo fosse sempre coinvolto come persona, con i suoi bisogni, desideri e diritti, nella vita di famiglia e che le decisioni non fossero prese senza consultarlo. Dato che Filippo preferiva restare nella casa nella quale ha sempre vissuto e non voleva rinunciare ai suoi hobby, la cura programmata e il carico di lavoro non potevano essere garantiti in modo equo. Ma anche per motivi finanziari bisognava fare le cose diversamente. Allora si sono riuniti e hanno trovato con Filippo delle soluzioni adatte per assicurare, oggi e in futuro, il mantenimento e la cura. Questo permette a Filippo di restare in buoni rapporti con entrambi i genitori. Durante la prima fase fu soprattutto Francesca ad assistere Filippo, mentre Gianni gli garantiva il sostegno finanziario. Filippo però rimaneva da Gianni anche fuori dai tempi di visita, per esempio dopo la scuola per passare la notte. Più avanti, quando le esigenze di Filippo sono cambiate, Gianni lo ha tenuto in custodia più spesso e Francesca ha potuto dedicarsi alla carriera. Per Silvia e Giada, la separazione dei genitori è arrivata dopo la nascita di Giada, quando il padre è diventato alcolista e violento. Quando gli è stato tolto il diritto di visita, se n'è andato all'estero. Per Luisa, garantire protezione contro la violenza e le liti era la cosa più importante, ma anche un contesto sociale in cui le sue figlie si sentano protette. Oltre alle altre famiglie del vicinato, anche i nonni durante le vacanze sono sempre molto presenti come persone di riferimento. Anche se ha 2 lavori, Luisa ha un reddito basso. Affinché Silvia e Giada possano crescere in una situazione di sicurezza finanziaria, Luisa ha chiesto l'anticipo degli alimenti, con cui le vengono versati gli alimenti arretrati. Prima e dopo la separazione, le bambine necessitavano di particolari attenzioni. Anche se non sempre era semplice, Luisa rispondeva alle tante domande delle figlie nel modo più chiaro possibile. Per questo parlava con loro anche del padre. Così, anche se non erano più in contatto con lui, potevano farsi un'idea più variegata di lui. Il bene e i diritti del bambino sono la bussola di riferimento per i genitori e le autorità. Questo indipendentemente dal fatto che i genitori vivano assieme oppure no. Il bene del bambino è l'insieme delle condizioni di vita che favoriscono uno sviluppo sano e positivo dei bambini. Dalle questioni basilari come un'alimentazione sufficiente, fino alla protezione contro la violenza, alle cure amorevoli, al rispetto, all'elogio, al riconoscimento e alla stabilità delle relazioni. La Federazione Svizzera delle Famiglie Monoparentali si occupa dal 1984 delle questioni legate all'educazione monoparentale. Il nostro sito internet contiene ulteriori informazioni sulla vita come famiglia monoparentale. Se necessario, è possibile contattare le nostre consulenti telefonicamente o tramite email. I bambini innanzitutto. Essere genitori soli diventa più facile.